Amici di Gustare Sicilia, bentrovati. Un cordiale saluto da Diego Caltabiano. Pronti anche questa settimana per scrivere alcune pagine meravigliose del nostro viaggio insieme al pubblico da casa. Viaggio che questa settimana ci permette di fare tappa a Chiaramonte Gulfi. Ci troviamo in provincia di Ragusa, esattamente a 21 km dal capoluogo Ibleo. Chiaramonte Gulfi, comunità conosciuta in tutta l'isola come la città dell'olio e dei musei, pensate, ne possiede ben 8. Si tratta di un piccolo centro agricolo ed artigianale dove è possibile rilassarsi per qualche giorno e restare lontano dai ritmi frenetici della città, dove è possibile soprattutto gustare ottimi prodotti tipici locali come il vino di altissimo pregio o l'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei, un olio, pensate, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Il paesaggio di Chiaramonte Gulfi è un paesaggio molto vario e ricco. Pensate che grazie al suo panorama davvero invidiabile, questa comunità, questo meraviglioso paesino ibleo, viene definito il balcone di Sicilia, che spazia da Gela all'Etna, con lo sfondo la valle dell'Ipari e i suoi paesini che la circondano. Quest'anno la comunità di Chiaramonte Gulfi ha ricevuto un ambito riconoscimento, un premio molto importante, il Best in Sicily 2013. La cittadina montana, famosa per la sua gastronomia e per le sue eccellenze in campo culinario, è il miglior comune per l'offerta enogastronomica del territorio. Un premio che ogni anno viene conferito a chi opera bene in questo settore, ma soprattutto a chi ha deciso di salvaguardare un patrimonio che solo la Sicilia vanta. Apriamo questa puntata di oggi di Gustare Sicilia, luoghi e sapori dell'isola, dalla parte più antica della città. Ci troviamo alla sommità del colle. Qui anticamente giaceva il castello dei Chiaramonte, siamo intorno al 1693. Unico resto della fortificazione è la porta di accesso alla città chiusa, porta denominata Arco dell'Annunziata, che è questo arco che vedete alle mie spalle. Sullo sfondo le scalinate che portano alla chiesa di San Giovanni. Tra poco con i nostri ospiti vi racconteremo dunque la storia e i segreti di questa cittadina montana in provincia di Ragusa. Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Da tre generazioni. L'arte della preparazione condita da sole e terra si traduce in colori, sapori, esperienza e tradizione, senza conservanti aggiunti. Lucifora, specialità sott'olio dal 1968. Lisa lo preferisce macchiato. Dario non sopporta lo zucchero. Carlo ne assapora il profumo. Ale lo condivide con uno snack. E voi di che gusto siete? Gruppo Viva Vending. I professionisti della pausa caffè. In tutta la Sicilia. www.gruppoviva.it. Il rispetto per l'ambiente non è uno slogan pensando di distinguerci. Per noi, qualità, valorizzazione degli scarti e tracciabilità dei prodotti sono un ambizioso progetto che si realizza nei nostri stabilimenti ogni giorno. Agrumicel. Fatti, non parole.
Chiaramonte Gulfi dunque è la città dei musei, ne possiede ben 8. Tra questi sicuramente uno dei più importanti è il Museo dell'Olio, ubicato nei bassi di Palazzo Montesano. Ci troviamo nel cuore del centro storico della cittadina montana. In questi ambienti che visiteremo tra qualche istante si susseguono alcuni strumenti di tecnologia estrattiva dell'olio d'oliva. In questo museo, tramite la documentazione esistente, ma soprattutto grazie ad una ricostruzione mentale ed immaginaria, sembra materializzarsi quel racconto di Serafino Guastella, grande scrittore e studioso chiaramontano dell'Ottocento, che scrisse con rigore e meriti. Oggi incontriamo il professore Cultrera, profondo conoscitore della storia di Chiaramonte Gulfi. Nei bassi del Palazzo Montesano troviamo ospitato il Museo dell'Olio. Nelle 5-6 sale si snoda il racconto dalla lavorazione alla produzione finale. Nelle prime sale troviamo gli utensili legati alla raccolta, ad esempio le scale, i panieri. Quando arriviamo in questa sala troviamo l'inizio della lavorazione, che anticamente veniva operata con questa mola in pietra dura che vediamo accanto, dove le olive compresse e macinate diventavano una pasta soffice che, inserite nelle fiscole, in siciliano coffe, vanno nelle presse che estraggono l'olio con vari procedimenti. La più antica è del 1614 ed è una pressa a vite, le più moderne sono le presse idrauliche del Novecento. Questo racconto che noi abbiamo qua visivamente per oggetti possiamo anche leggerlo nelle opere di Serafino Amabile Guastella, cantore di questa comunità, di questo mondo. Tra l'altro lui abitava nella vallata punteggiata da numerosi ulivi. Se avete deciso di visitare la città di Chiaramonte Gulfi, un'altra tappa obbligata è rappresentata dalla visita ad un altro museo molto importante, il Museo dei Cimeli Militari. La raccolta di Emanuele Gulino, collezionista di fama nazionale, supera circa i 1000 reperti su vicende che hanno descritto la storia militare italiana degli ultimi due secoli. I cimeli custoditi all'interno di questo museo purtroppo raccontano alcuni momenti tragici ed eroici dei nostri soldati in battaglia. Pensate che all'interno di questo museo si trovano ancora esposti alcuni accendini che riportano frasi eloquenti, quelli dei soldati inviati ai propri familiari. Una frase davvero straordinaria: per favore non parlatemi del Vietnam, ci sono già stato. Accanto a me Emanuele Gulino, dunque collezionista e protagonista dei reperti che ospita il Museo dei Cimeli Militari a Chiaramonte Gulfi. Benvenuto a Gustare Sicilia. Grazie. Questa passione mi è nata da ragazzo, proprio dalle scuole elementari, quando mi trovavo in provincia di Messina, zona di sbarco inglese, e sulla spiaggia giocavo con i primi proiettili che rinvenivo, i primi elmetti, resti di divise, resti di baionette. Museo dei Cimeli Militari che dunque permette al proprio visitatore di fare davvero un tuffo nel passato, un tuffo su quei campi di battaglia dove purtroppo i nostri soldati persero la vita. Certo, perché abbiamo visto gli elmetti bucati da pallottola, abbiamo visto le divise della Prima Guerra Mondiale, il cannone, un Breda da modello 76-40 della Prima Guerra Mondiale, poi trasformato nella Seconda Guerra, e ancora che ha combattuto, un cannone antiaereo. Poi si finisce con la guerra del Vietnam, con le bombe aeree che sganciavano gli americani sul Vietnam, come questa che vi è una bomba con rallentatore di caduta, gli aerei la lanciavano da bassa quota e non appena sganciata si aprivano queste ali che rallentavano la caduta e così con l'esplosione l'aereo non veniva investito. Questi ci sono stati donati da un ingegnere di Palermo che era stato in Vietnam e ha preso queste accendine sulle bancarelle degli ex combattenti vietnamiti. E poi, e quando è venuto qua per la visita al museo, ha pensato bene di donarceli.
Buongiorno amici di Gustare Sicilia, ci troviamo nei giardini comunali di Chiaramonte Gulfi, un paese in festa, la città denominata dell'olio, un olio pregiatissimo che ha avuto tantissimi riconoscimenti nazionali e non soltanto, qualcuno ha persino detto che è il miglior olio al mondo. Di questo e di tanto altro, come naturalmente primi, secondi, dolci, pane e altre conserve tipiche del luogo, parleremo fra pochissimo. Mi raccomando, non cambiate canale. Via Casale dei Greci 2, Adrano. Nella vallata di Chiaramonte Gulfi si trova Villa Fegotto, è l'esempio di un'azienda agricola sorta subito dopo l'Unità d'Italia sull'onda del nuovo interesse per l'agricoltura e lo sfruttamento razionale delle sue risorse. Proprietario di questa villa nel momento del suo massimo splendore fu Don Evangelista Rizza, ricco proprietario terriero di origini borghesi, divenuto poi potente deputato ibleo sul finire dell'Ottocento. E proprio tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento questa villa si trasformò in un buon centro di produzione olearia e vinicola di buon livello esportata in tutta Italia e in tutta Europa. Professore Cultrera, ci troviamo in un luogo davvero incantevole della vallata di Chiaramonte Gulfi. Sì, in effetti questa è una delle numerose ville esistenti nella vallata dove i signori del luogo risiedevano in estate per accudire alle loro proprietà. Questa è la struttura architettonica più rilevante in effetti. La bella villa padronale alle spalle in tardo neoclassico, di fronte alla chiesetta padronale per le funzioni religiose la domenica, anche per i sottoposti, perché così si evitava che si spostassero dalla campagna alla città, e ai lati due opifici per la lavorazione delle uve e dell'olio. Questa struttura è stata sette di numerose produzioni. Le due più interessanti, che forse conosceranno parecchi, sono i Viceré di Faenza e Mariannina Ucria dello stesso Roberto Faenza. Ben rientrati amici di Gustare Sicilia, siamo subito pronti per parlare dei nostri piatti tipici qui a Chiaramonte Gulfi. Innanzitutto il mio applauso va alla grande collaborazione fra ristoratori e produttori che qui a Chiaramonte Gulfi si sono dati un gran da fare oggi per noi di Gustare Sicilia. Al centro di questa tavolata troviamo un bellissimo veliero e accanto a me uno dei professori dell'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi. Allora, professore, come mai un veliero in questa tavolata che, se vogliamo, è montanara, no? Come mai? Come è stato realizzato? È bellissimo innanzitutto, complimenti. La ringrazio, intanto spiego il perché si trova un veliero in montagna. Perché a Chiaramonte non si mangia solamente il maiale, che è l'elemento principe che ci ha reso famosi in tutto il mondo, ci sono ristoranti ultracentenari, ma il veliero sa indicare che a Chiaramonte si cucina anche ottimamente il pesce. Questo è un galeone costruito con uno scheletro di polistirolo e poi una pasta all'aceto fiammeggiata per dare questa tostatura e per dare ombrature diverse, per dare la sensazione che sia una struttura vera. Grazie professor Cutello, adesso andiamo a conoscere più da vicino gli allievi dell'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi. Irina, parliamo di questi primi preparati a base di pesce e anche di carne per noi di Gustare Sicilia, buongiorno. Buongiorno, allora abbiamo preparato questi tagliatelle fresche all'aragosta, dove si è stata saltata l'aragosta con dell'aglio, dell'olio e peperoncino e poi è stata ultimata la cottura delle tagliatelle con l'aragosta. E infine è stata sporcata con del ciliegino. Poi abbiamo questi spaghetti allo scoglio che sono stati soffritti con aglio e olio
cozze, scampi e vongole. E, è stato aggiunto del peperoncino e della salsa pomodoro ed è stata ultimata la cottura degli spaghetti appunto insieme a questi crostacei. Poi vedo un risotto qui, molto buono, preparato con la zucca gialla, giusto? Sì. Abbiamo questo risotto che è stato preparato con della pancetta, della zucca per la precisione rossa e con del rosmarino. E abbinato questo vino locale. Poi abbiamo delle margherite di pasta fresca, ripiene con ciliegino e del cacio. Accompagnate con un pesto crudo al pistacchio e delle mandorle. Mi trovo in compagnia di un altro degli allievi dell'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi. Si tratta di Lorenzo che ci parlerà più da vicino di questi secondi piatti. Buongiorno. Buongiorno, sì, oggi vi presento i secondi piatti. Abbiamo la costoletta ripiena di maiale, che è fatta praticamente da una costoletta di maiale ripiena con uova, sale menestrano e tritato di maiale. Poi abbiamo il pasto magro, che è fatto sempre da un tritato di maiale, e carote, uova sode e sale menestrano. Poi abbiamo anche